comunque dobbiamo vaccinarci, smetterla di credere a quei deficienti che dicono che, che la terra è piatta, che il Covid non c'è. Io non credevo che ci fosse tanta gente idiota così, ma sono tutti filosofi, tutti super laureati, intelligentoni. Il 2022 è alle porte, siamo scesi per le strade di Biella a chiedere effettivamente cosa si aspettano i biellesi da questo nuovo anno tra speranze e incertezze, e abbiamo chiesto loro anche come le limitazioni del nuovo decreto potranno effettivamente cambiare i loro festeggiamenti per il Capodanno. A breve sarà l'inizio di un nuovo anno, cosa ci aspettiamo da questo nuovo anno? Ben poco, è tutto troppo moscio, non credo proprio che ci cambierà molto nei prossimi mesi. Sarà un anno difficile come questo, però insomma speriamo che qualche cosa giri meglio e che ci sia più coscienza di com'è la vera situazione. Ah, salute, felicità in famiglia e voilà, e più da uscire da questo Covid, speriamo. No, beh, anch'io spero che potremo uscire dal Covid perché sono un po' stufa. Speriamo solo che vada meglio di quest'anno. Va bene così. È stato veramente un anno abbastanza tosto su tutti i fronti e niente, speriamo che vada meglio, via. Siamo una povera Italia, con questa gente che è solo in minoranza e vogliono passare per maggioranza. No, veramente, io li odio. Ragazzi, un po' piedi più per terra, siamo un pochino più umili, perché io ho provato, so cosa vuol dire. Quindi purtroppo ci saranno anche altre varianti. Ce lo dobbiamo aspettare e ci faremo un'altra vaccinazione finché speriamo che ci vada bene. E effettivamente le nuove limitazioni potranno cambiare i festeggiamenti del tuo Capodanno? Ma si può fare a meno di andare in discoteca, bisogna tenersi alle norme e stare così, altro non si può fare. No, non cambia assolutamente niente, anche perché alla fine... L'importante è poter, come dire, recuperare la libertà che abbiamo avuto, che purtroppo con questa situazione le cose sono cambiate, anzi, se proprio devo dire, io sono contenta che non ci saranno queste feste nella piazza, anche per la salute degli animali. Intanto guardi, hanno chiuso tutte le discoteche, tanto i giovani andranno a ballare tutti uno sull'altro in altri posti, quindi questa è già, trovo, un'altra ingiustizia. Ma non cambierà e poi stiamo un po' a casa nostra, tranquilli, da soli, basta con sti cenoni, basta che poi abbiamo il colesterolo alto, i trigliceridi, e stiamo un po' tranquilli a casa nostra, soli, che ci fa tanto bene. Un messaggio di speranza per il 2022, qual è? Buon anno a tutti, salute e felicità. No, io messaggi non ne ho. Zero speranza? Sì, a questo punto sì, per adesso sì, non vedo, sì, vedo poco bene, comunque io sono già così di natura. Sì, non è che ho tante, speriamo, ma speriamo in cosa non si sa, via. Bisogna tenere duro per forza e bisogna farcela, se no non tiriamo avanti, quindi testa alta e pedalare.